la bellezza di tornare qui con una medaglia olimpica, ovviamente particolare. Col mio mare qui ho la possibilità davvero di rendermi conto del lavoro che è stato fatto, dell'emozione che sto provando, perché poi se non ti fermi un attimo non ti rendi conto, è un'altalena di emozioni e l'Olimpiade è gigantesca. Adesso so di avere un argento olimpico ed è tanto tanto catanese. La sera prima c'è poco da dire, noi abbiamo un nostro rituale calcistico in particolare, facciamo una sorta di piccola gara a chi si ricorda più stadi in tutto il mondo, è una cosa tutta nostra e la facciamo solamente la sera prima del mondiale e ce l'eravamo ripromessa prima dell'Olimpiade. Vedete a fondo pedale, sì, sì. Ne solo ma ce l'ha fatta a mettere questa botta in bersaglio. Forza ragazzi, andiamo a prenderci questa finale. Beh, quello che abbiamo in comune noi catanesi è una gran grinta che ci viene insegnata dai maestri del territorio che hanno ovviamente quella sicilianità, quella catanesità che è propria di tutti quelli che vivono e crescono in questo territorio. Vuol dire che quando sei ragazzino, se fai un errore ti arriva un colpo di spada sulla maschera, allora cresci in quella maniera, capisci che non puoi sbagliare e hai un po' più di rabbia rispetto a tutti gli altri in Italia. Siamo a 44, sì, con sì. Doppio, l'Italia è in finale, un'altra medaglia dunque dalla scherma. Questa medaglia la dedico a tante persone, sicuramente a tutto il mio staff che mi sta vicino anche nei momenti più bui, ma a una persona in particolare che ora è in cielo, è il mio maestro che si chiamava Oleg Puzanov, un maestro russo che mi ha capitanato fino al mondiale vinto qui a Catania e fino a pochi mesi alle Olimpiadi. Dopodiché è scomparso velocemente e per me è stata una gravissima perdita. Lui mi diceva sempre che non potevo permettermi di perdere, era un suo modo tutto russo, nel suo italiano maccheronico, per farmi capire che dovevo sempre mostrarmi forte, non dovevo mai mostrare le debolezze agli avversari, sia a quelli più forti, più pericolosi, che a quelli un po' più scarsetti che magari miravano a mettermi in difficoltà negli anni. Diceva sempre non puoi perdere, non puoi perdere, non puoi permetterti di perdere. Ci sono state tante gare senza il mio maestro e lì ho cercato di mostrare il meglio di me anche se una parte dentro il cuore mancava e mancava anche una grossa parte tecnica, per fortuna appianata dal maestro di sciolo di Pisa. Nel 2015 il matrimonio con Lavinia, insomma, lei era lì a Rio e mi ha supportato anche in tutto e per tutto, perché poi ovviamente avere una donna accanto sportiva mi ha aiutato molto, mi ha dovuto sopportare più che supportare. E la pubblicazione del libro è avvenuta insieme a Maurizio Nicita, un giornalista qui catanese, questa città che ovviamente viene sempre fuori nelle mie vicende più importanti. È stata una bellissima cavalcata anche quella. Poter raccontare la mia storia in questo libro durante il percorso di qualifica olimpica mi ha fatto un po' da psicanalisi, perché passare attraverso la malattia e poterla raccontare ancora una volta mi ha permesso di sfogarmi in una certa maniera. E tra un allenamento e l'altro a Roma a preparare con lui questo libro, la stesura di questo libro, la stoccata vincente e il titolo, mi ha aiutato a liberarmi e anche a sfogare un po' l'ansia che cresceva con l'avvicinarsi alle Olimpiadi. È stato un bel successo anche quello. Io do un messaggio sempre, non mollare mai, sembra retorica, però ci credo tanto. Me l'hanno insegnato gli atleti paralimpici adesso, come Bebe Vio, Giussi Versace, che sono mie amiche. Bisogna affrontare le difficoltà della vita sempre a testa alta. Questo vado a raccontare nelle scuole ai ragazzi e quelli che afferrano il messaggio mi rendono molto orgoglioso. Quello che vorrei raccomandare a tutti i siciliani e ai catanesi in particolare è di seguire noi atleti non del calcio per sempre, anche lontano dalle Olimpiadi o lontano dai mondiali, perché noi tifiamo Catania, tifiamo i colori rossazzurri,
e vorremmo anche che i tifosi rossazzurri seguissero noi degli altri sport, perché ce la mettiamo tutta, Catania è nel nostro cuore, e quindi questo è il mio piccolo, la mia piccola esortazione a voi tifosi rossazzurri soprattutto. Seguiteci, tifate per noi e noi vi sapremo assolutamente ricambiare.